951 espositori, oltre 200.000 metri quadrati, 62 nuove partecipazioni e un numero record di visitatori, oltre 174.000, il 18% in più rispetto a quelli dell'anno scorso. Sono i numeri del Salone Nautico di Genova, Kermesse numero 58, l'edizione della crescita per il settore. Allora, abbiamo, si era percepito in questi giorni che chi ha percorso i pontili piuttosto che il padiglione blu, ci sono stati momenti in cui c'era addirittura la ressa e le persone non riuscivano più a camminare, per cui è apparso chiaro, in effetti più o meno in tutte le giornate più o meno importanti abbiamo avuto sempre una crescita di un dato che era già grandioso l'anno scorso, perché avevamo sfiorato i 150.000 visitatori, 148.000 per l'esattezza, e in effetti abbiamo superato il dato dello scorso anno. Sì, sono felice, oggi sono felice per me e per gli altri, per tutta la squadrucina, perché siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto tutti insieme, e poi sono felice perché gli espositori, che poi sono la linfa di un salone che funziona, hanno già confermato presenze addirittura superiori il prossimo anno, vuol dire che gli affari sono andati bene. Una manifestazione è arrivata in un momento particolare per la città, che ha saputo mostrare unita la sua reazione. È anche un momento catartico, dopo i giorni del dolore, dello spaesamento seguito alla tragedia di Ponte Morandi, oggi in qualche modo Genova ha ripreso la strada che aveva intrapreso negli anni passati, cioè quello della crescita, dello sviluppo e del futuro.